Allora, Mamudu, sei al tuo esordio qui con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, prime giornate di ritiro. L'anno scorso hai giocato in Serie B, come hai visto questo passaggio dalla Serie B alla Serie A? Beh, vedo che in Serie B, a differenza di Serie A, che vedo qua tanti giocatori professionista, alto livello, vedo anche il mio capitano che ha giocato in NBA, che mi dà tanti consigli, mi trovo bene con lui, mi sta dando tante esperienze con gli altri lunghi giocatori che non mi aspettavo. Vuole anche diventare come loro in futuro. Prova a lavorare tanto e avere un sacco di esperienza come loro. Abbiamo visto che hai appunto un bel rapporto con tutti i tuoi nuovi compagni di squadra, tra cui il capitano Carlos Delfino, che ha parlato molto bene di te, e questo ovviamente ti farà piacere. Eh sì, tanto, tanto, mi fa tanto piacere. Vuole anche diventare come lui, anche come gli altri giocatori che vedo che ci hanno detto che c'è un altro lungo che deve venire, che non ho ancora visto. Dici un po' qualcosa di te invece per quanto riguarda l'aspetto personale, quindi dove sei nato, quando hai iniziato a giocare a basket, quali sono i tuoi hobby, i tuoi interessi? Beh, io sono nato in Mali, ho iniziato a giocare a basket a 12 anni, però vedo qui in Italia e in Africa i basket non sono uguali, cioè qua ci sono un sacco di esperienze, si lavora duro, ci prepara tanto, beh, provo a fare quello che posso. Ovviamente sarà un'annata intensa, anche alla guida della squadra c'è Coach Petrovic, che è un allenatore di assoluto livello, quindi potrà esserti molto utile per crescere ancora. Eh sì, lo vedo anche perché vedo che è un bravo allenatore, però non l'ho mai visto. Mi sta dando tanti complimenti. Oltre che con la prima squadra sarà impegnato in questa stagione anche nell'Under 19 della VL. Quindi un doppio impegno, e come invece pensi che andrà il campionato a livello giovanile? Eh sì. Anche cercare anche lì lavorare tanto, allenarmi tanto e fare quello che posso. E che numero di maglie hai scelto per quanto riguarda questa stagione? Beh, in Serie A ho scelto 34 Perché motivo? perché ho scelto il numero di mio idolo che gioca in America, che anche il mio capitano ha giocato con lui, mi ha detto E chi è? Antetokounmpo. Mentre invece per quanto riguarda i giovanili, ora è sempre 34. Non lo so, vediamo. Mi piacerebbe.